senso che ciò che non ti sudi non ti meriti. Se siamo arrivati fin qui forse ce lo siamo meritati. Non è una questione di soldi, non è una questione di niente, è una questione di arrivare a un certo punto e capire che chi ti sta formando ti guida a mano fino al risultato finale, che è questo. Io cose pesanti nella mia vita ne ho fatte e ne faccio. E questa forse è una delle più pesanti. Però bellissimo. Senti la fatica, ma senti l'umanità di chi ti sta trasferendo determinate cose. Di conseguenza, non si può sentire parolacce, però mandi a quel paese tutto ciò che ti sta succedendo intorno e lo fai. Fondamentalmente i punti forti di questo corso sono l'essere totalmente immersi nelle tecniche che magari tu hai visto in anni, se hai fatto tutto il percorso nella KPMG come nel mio caso, vederli condensati in poche settimane ti dà un'altra idea del sistema, quindi appunto vedi le connessioni, capisci nuovi aspetti tecnici perché comunque è una motivazione diversa, li vedi dal punto di vista dell'istruttore, quindi magari dei dettagli che magari tu prima ci arrivavi un po' per intuito ma non ti erano ben chiari, dici cavolo, era proprio così. Poi sì, come diceva Daniele, è l'aspetto umano, incontri delle persone con le quali tu si suppone che andrai a lavorare e a collaborare, e soprattutto sono 3 settimane, davvero tanto, che sono divise poi in un anno. In queste 3 settimane devi imparare a lavorare insieme. Quest'ultima settimana, per quanto all'inizio non sembrasse molto pesante, qui gli ultimi giorni abbiamo dovuto recuperare perché la non c'era, ci siamo resi conto soprattutto di come lavorare come gruppo, quanto è importante anche a livello delle classi il discorso della motivazione. Quando a un certo punto tu non hai più energie, e questa cosa si applica anche nelle lezioni, tu arrivi alla lezione dopo una giornata di lavoro, sei stanco, hai bisogno di qualcuno che ti dia la carica in qualche modo, quindi come lo tieni? O sei un buon gruppo, oppure però potrebbe essere che il gruppo non c'è ancora, quindi tu che sei istruttore devi creare il gruppo oppure dare la motivazione, quindi tutti gli aspetti come l'utilizzo della voce, il muoversi nella classe, il fare le correzioni in un determinato modo, sono ore praticamente. Quindi precisando che siamo senza voce per questo motivo. Esatto, la voce ci manca proprio perché sì. Noi eravamo motivata la classe. Abbiamo motivato noi stessi, perché poi di fatto motivi anche te stesso. Perché è vero, arrivare alla lezione, anche tu hai i tuoi problemi, hai i tuoi pensieri per la testa. Se non sei motivato, chi è davanti a te lo perde. Quindi sicuramente questi sono tutti gli aspetti per i quali consiglierei a chiunque di fare questo. Suggerimenti.